Ti ho detto che non è vero che sei scarsa, sei forte a pallone! Lo so, tu mi fai sempre complimenti, siamo davvero una bella coppia, vieni qua! Ma sì, ma stiamo insieme da un sacco di tempo e in questo periodo siamo super felici, non pensi anche tu? Sì, è vero, nessuno e niente può rovinare il nostro rapporto! Noi siamo Dani e Robby, una super coppia, batti 5! Woohoo! Ma che coppia! Li hai visti? Sì, che carini! Carini? Sono bruttissimi! Ma non è vero, sono così carini! Ma cosa dici? Ma li vedi tutti vicini vicini? Ma è la coppia più bella! Allora, giochiamo un po' soltanto io e te, ti va? Va bene, vai! E... Ah! Woohoo! Cosa fai? Da quella parte l'hai buttata! Robby, lo sai che non sono molto brava! Non ti preoccupare, Dani, adesso vado io a prenderla! Avete visto la palla per caso? Palla? Tu hai visto la palla? Sì, lui l'ha lanciata verso di là. Io ho lanciato la palla. Sì. Io non ho lanciato la palla. Cosa dici? Ma stai zitta. Non capisci nulla. Non è vero. Non ascoltare, non ascoltare. Vabbè, tranquillo. Non ti preoccupare, dopo la cerco la palla. L'ho lanciata perché erano troppo smielati quei due. Così la finiscono di stare felici e contenti insieme. Ah, non sopporto quando quei due stanno sempre vicini insieme. Dani dovrebbe essere solo mia. Io sono il ragazzo perfetto per lei. Guarda, facendo in questa maniera si gonfia piano piano il palloncino. Ti rendi conto che figata? E allora, Robby, ti propongo di fare una super gara. Sì, una gara a chi manda la macchinina più lontana. Sei pronta, Dani? Prontissima, quindi 3, 2, 1, via! Guardate come giocano quei due, tutti vicini al palloncino. Adesso vado a giocare anch'io. Oh, non vedo l'ora di provarlo. Sì. Ciao ragazzi. Ciao, posso giocare anch'io con voi? Ciao Fra, in realtà è un gioco di coppia perché ci sono soltanto due macchinine. Vabbè, ma non c'è due senza tre. No, mi spiace Franci, questa volta è soltanto per noi due. Esatto, è la macchinina verde e la macchinina rossa, niente di più, niente per tre. Quindi ora lasciaci, ciao. Ciao. È il mio turno. Sì. Gonfia tantissimo il palloncino. Ah sì, loro non vogliono che giochi con loro. Allora io gli scoppio il palloncino. Puff! Questo palloncino è come il nostro amore. Ci deve contare tantissimo. Andrà lontano. Ah! Ah, ora mi piace giocare così, eh? Ehi, ma ha rovinato la macchinina. Sì, ora come facciamo a giocare? Giochiamo a qualcos'altro noi due. Finché siamo insieme andrà tutto bene, non credi? Hai ragione, Robby. E amici, voi iscrivetevi adesso al canale se come me pensate che quando un gioco finisce se ne può sempre iniziare un altro, sì! Ma cos'è stato quel botto di là? È stata la mia rabbia che è esplosa! Perché? Cos'è successo? Cos'è successo? Non capiresti. Certo che sei strano in questo periodo. Non è che provi ancora qualcosa per Dani? Per Dani? Io? Sì, no, forse, sì. No, sì, no, vabbè, ma... lascia stare, poi... Ma ha detto di sì! Guarda, Robby, queste due ciliegine rappresentano me e te! Esatto, unite sempre e per sempre. Questo non è un cibo, questo è un simbolo, Dani, è il nostro amore. Qua due persone, due piccole ciliegie che si uniscono. Quindi ora possiamo mangiarle insieme. Esatto, solo io e te, senza nessun altro, perché io e te ci amiamo, vero Dani? Sì, sempre Robby, quindi... Oh, okay. Ragazzi, ciao! Buona la ciliegina, ne avete anche una per me? No per Franci, sono soltanto due. Sono due ciliegie, una per Dani, tieni, e una per me, non c'è spazio. Ma non c'è due ciliegia. Senza tre? No, niente tre, sempre sono due. Va bene, ciao. Adesso basta, quei due mi hanno davvero scocciato. Sempre vicini, Robby, Dani. Ora basta. Escogiterò un piano malefico per farli lasciare per sempre. Sarà... Ehi, Amo? Amo? Sì, sono la tua ragazza e ti ho chiamato Amo, qual è
il problema? È un problema. Senti, cosa ne pensi se andiamo a fare una passeggiata? Siccome oggi vedo che sei molto arrabbiato. Una passeggiata io e te? No, guarda chi! Scusami, Jasmine, ma ho cose più importanti a cui pensare. Ho una missione da fare! Cosa c'è di più importante della sua ragazza? È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Natasha M. Ciao Natasha! Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Ora metterò in disordine tutto l'armadio di Dani, così penserà sarà stato Robby e si lasceranno per sempre. Sì, mi sembra di averla lasciata proprio in camera. Ora la prendo. Se mi scoprono, è la fine. Cosa è successo qui? Perché i miei vestiti sono tutti fuori dall'armadio? Robby! Dani, cos'è stato quell'urlo? Hai tolto tu tutti questi maglioncini fuori dall'armadio? Non ne so niente io. State ascoltando? Adesso Dani si arrabbierà e lo lascerà per sempre. Tornerà ad essere singolo e sarà mia. Ma... Grazie Robby, sapevi che dovevo fare il cambio di stagione e quindi mi hai aiutato. Sì, capita. Grazie, sei un fidanzato perfetto. Lo so. Dire che non ho fatto niente io. Cosa? Cambio di stagione? Uffa, non si sono lasciati. Devo escogitare un altro piano. Allora, credo si faccia così. Così? Lo sai che io questi balletti li faccio solo con te, però, vero? Certo, Robby, che lo so, perché tu ti vergogni a fare i balletti. Mi vergogno, però li faccio per te, perché sono un bravo fidanzato. Lo so. Robby, aiuto Dani con il cambio di stagione e tu non lo fai mai con me. Perché? Ehi, sto parlando con te. Vedi, Robby adesso mi avrebbe ascoltato, no come te. Ti sto parlando! Cosa vuoi? Non vedi che sono impegnato? Perché sto pensando ad un piano importantissimo. Ah, sempre a pensare ai piani stai? Ci giochi tu ai videogiochi? Perché io con Robby, quando tu non ci giochi con me, ci siamo dalla mattina alla sera. Videogiochi? Sì. Videogiochi? Sì. Jasmine, sei un genio! Ma io volevo solamente giocare ai videogiochi. È vero, ormai l'ho finito da un sacco di tempo questo gioco, però è sempre bello, non c'è niente da fare. Sì, questa missione l'ho già fatta, ma... Devo mettere in pausa. Chi è? Poi, perché non ho usato il campanello? Il joystick di Robby. Ora sapete cosa farò? Eliminerò tutti i salvataggi del gioco preferito di Robby. Così Robby penserà sia stata Dani. Cancella! Non c'è nessuno alla porta. Ciao assurdo. Robby! Che fai col joystick? Stava Dani qui vicino prima, due minuti fa. Non so, stava toccando i pulsanti. Non so, controlla. Ancora ha messo mano a qualcosa. Ah, ok, quindi Dani è stata qui mentre io ero alla porta. Sì, guarda, non puoi neanche immaginare. Sì, a toccare tutti i tastini. Ah, ok. Io non mi sarei mai permesso. Grazie mille. Allora, dove avevo lasciato? Un secondo. Ma qualcuno ha cancellato il mio profilo principale! Ma ho perso tutti quanti i dati! Tutto! Ho perso tutto! È impossibile! Fra mi ha detto che stava Dani qui, quindi è stata lei! Dani! Dani, vieni subito qui! Robby, si può sapere perché stai urlando? Non ci posso credere che tu abbia fatto una cosa del genere! Io? Niente, ero in bagno! Ah, sì, proprio niente! Si stanno per lasciare! Ehi, ma cosa stai guardando? I miei sogni, che si avverano! Giocavo a questo gioco da più di 40 ore! E quindi... Non avevo il coraggio di ricominciare da capo! Ma tu, lo sapevi, mi hai cancellato il profilo, adesso posso finalmente riniziare
ripartire da capo. E io che erano un sacco di settimane che volevo riniziarlo. Grazie Dani, non dovevi. Di niente Robby, io lo sai che sono molto brava in queste cose. Quindi sì, ti ho aiutato. Finalmente posso riniziare tutto da capo. Vabbè, ti lascio giocare, ciao. Grazie, grazie Dani. Cosa? Ma questi due sono pazzi! Sono pazzi! Ma non hanno fatto niente, perché reagisci così? Non hanno fatto niente! Ah, tu non capiresti! Ma io non capirei mai niente! Ho bisogno di una cosa! I rossetti! Addio rossettino! Robby! Buon pomeriggio! Come va? Male se ci sei tu. Male se ci sono io. E perché? Sì, perché? Perché sei sempre lì a pensare che io debba lasciarmi con Dani, che vuoi metterti tu con lei. Però in questo periodo il nostro rapporto è super solido come il metallo! Sì. Pensa che mi ha pure fatto un favore, mi ha cancellato un account che non riuscivo a cancellare perché ero troppo attaccato come uno stupido. Invece lei me l'ha fatto, sì sì sì, bravissima la mia ragazza. Ma lo senti anche tu questo rumore? Rumore? Guarda lì, guarda lì, guarda lì! Cosa? Che rumore? Ma non c'è nessun rumore! Non c'è neanche Franci. Certo, quel ragazzo è davvero strano. Dovrebbe smettere di pensare a Dani e a dei rumori che non ci sono. Dov'era? Che cosa è successo al mio rossetto? Questo era il mio rossetto preferito. Ma si può sapere chi è stato? Io davvero non ci posso credere. Devo andare di là e scoprire chi mi ha fatto questa cosa. Guarda, lì dovevo salire, non scendere. Guarda, questo mi piace un sacco come personaggio. Ehi! Che figo! Eh? Si può sapere chi è stato a rompermi il mio rossetto? Il tuo rossetto preferito! Ma è sì, così carino! Chi è stato a rompere quel rossetto? Io no! Dani, se prendo chi ha rotto il tuo rossetto, giuro che lo caccio di casa, eh! Nessuno deve toccare i rossetti di Dani! Dani ci tiene un sacco i suoi rossetti, eh! Stai un secondo fermo così. Questo colore è lo stesso che hai sul viso. Ma che stai dicendo, Dani? Io ho la pelle rosa, non rossa come il rossetto. Ma è vero! Sei tutto pieno di rossetto. Ma non è vero. No, Dani, non è un rossetto questo, no. Ma no, e come me lo spieghi? Io lo so che sei stato tu, Robby, e questa volta me la paghi perché sapevi che era il mio preferito. Adesso basta, mi hai stancato, non voglio stare più con te. Ma che significa, Dani? Te lo giuro, non ho fatto niente. Non mi credi mai quando ti dico queste cose. Tu mi devi credere, hai capito? Perché io non dico bugie. E allora voi che cosa ne pensate? È un rossetto, sì. Ma no, secondo me Robby non farebbe queste cose. Come no? Sì che le farebbe, guarda. È un rossetto. Ha ragione. La forma di rossetto. Secondo me Robby queste cose non le farebbe. Basta, ho deciso. Ho deciso. Questa volta credo a Franci. E io e te non stiamo più assieme. Anzi, Franci, accompagnami a fare dei servizi. Io con lui non ci voglio più stare. Dani, andiamo. No, Robby. So che non sei stato te. Ma io non ho fatto niente con il rossetto. Dani mi ha lasciato. Dani! Sei!